Sicuramente Fazio, per partire dalla polemica che c'è stata in questi giorni, ha fatto un buon colpo giornalisticamente parlando, perché intervista un capo di Stato, intervista, incontra un capo di Stato e non lo intervista, perché la realtà è che sono mancate le domande, è mancato cioè quello spirito che dovrebbe animare un giornalista che si trova di fronte a un personaggio al centro delle polemiche. Quando parla dello spirito dei popoli, della democrazia, forse manca quel pezzetto che lo porti a spiegare, lo avrebbe dovuto portare a spiegare perché sta precipitando nei sondaggi del suo paese. Non ho sentito parlare delle questioni che travagliano la Francia, a partire dalla rivolta dei gilet No, ne gialli. hanno parlato, ne Sì, hanno ne hanno parlato. Io ho parlato seguito tutta l'intervista sfumando, e i gilet perché l'ho gialli, che tra sentita la l'altro formeranno, trasmissione, hanno annunciato e ieri che farà l'altro. una sua lista, che ne Sì, so. sì, sì. L'altra questione che è mancata, lui ha parlato la necessità di opporsi a quelli che chiami nazionalismi, è di questi giorni una polemica fortissima che c'è stata in Parlamento, non da parte del PD ma da parte della destra, sulla moneta con cui lui fa ancora il colonialista. Noi abbiamo 14 paesi africani, i più poveri del continente, che sono soggiogati da una moneta inventata dalla Francia FC. che sulle materie prime si incassa il 50% dei proventi che dovrebbero andare a quei popoli, ridotti in povertà da lui e dai suoi predecessori, ovviamente, però di questo non se ne parla più. Hai di fronte il capo della Francia, che è quello che ci vuole insegnare a noi che cosa si deve fare, hai di fronte il rappresentante di un paese che qualche anno fa si è scatenato contro un altro paese africano, so che è un'espressione forte, Gheddafi, che voleva la moneta panafricana per liberarsi rispetto al colonialismo francese, e su questo si cala il velo pietoso, non se ne parla mai. Hai di fronte quel presidente, non gli fai una sola domanda. Ecco, su questo io ho il diritto di rimanere deluso. Beh, è evidente che l'intervista a Macron è...